Dall'assemblea di Asso Lombarda andiamo a sentire anche l'assessore regionale lombardo all'economia, Massimo Garavaglia. Assessore Garavaglia, oggi viene eletto il nuovo presidente di Asso Lombarda. Cosa si attende per la regione, per esempio? Ma la regione si sa che sta tentando in tutti i modi di dare un sostegno a un sistema imprenditoriale in estrema difficoltà. Quello che facciamo da qui a fine anno è mettere in giro parecchia liquidità. Entro settembre almeno 1 miliardo per quanto riguarda i crediti che le aziende hanno verso la pubblica amministrazione. Questo è quello che può fare la regione. Insieme alle aziende vediamo di trovare ulteriori percorsi, in particolare di semplificazione. Il Premier Letta ha detto che si impegnerà affinché ci sia l'unione bancaria, perché questo significa più soldi alle piccole e medie imprese, d'accordo? Ma vedremo, di queste ricette dell'Europa ne sentiamo parlare da 3-4 anni e da 3-4 anni non cambia niente. Stiamo a vedere, anche se pensiamo che la soluzione migliore sia la separazione bancaria, tornare al sistema degli anni 30 che è stato in vigore fino al 90 e non abbiamo mai avuto problemi. Da quando si è passati al modello di banca universale abbiamo avuto tutti questi problemi. Un'ultima domanda, voi avete stanziato 11 milioni per i ristorni, per i frontalieri, un provvedimento preso proprio l'altro giorno. Sì, è una delibera di giunta di settimana scorsa, sono i famosi ristorni, cioè quanto dovuto ai comuni, alle province di fascia frontaliera. Questo è quello che possiamo fare. Sappiamo che anche lì ci sono delle questioni aperte, però pian pianino ogni problema lo risolviamo.